Roberto De Luca, presidente di Live Nation Italia, la società che organizza il tour di Vasco Rossi, non solo, ma in questo caso ovviamente il tour che organizza, la società che organizza il tour di Vasco Rossi. Ma difficoltà, voglio dire, ce ne sono sempre, come io sono solito dire, noi quando entriamo in un campo di calcio, diciamo, non ci entriamo soltanto con i pantaloncini e le scarpette, ma ci entriamo con 100 bilici di produzione. Quindi dobbiamo ovviamente come dire, costruire tutta la produzione e come voi vedete le nostre produzioni sono molto molto importanti e quindi ci vuole il tempo, ci vogliono le persone. Una difficoltà che abbiamo incontrato e che stiamo incontrando quest'anno è quella della mancanza del personale, perché veniamo da 2 anni e mezzo di chiusura totale e diciamo che molto personale che non aveva contratti di lavoro continuativi, ovviamente ha dovuto trovare delle, e che lavorava prima nel mondo dello spettacolo, è chiaro che ha dovuto trovare altre fonti di sostentamento. Quindi noi troviamo una certa difficoltà quest'anno anche per il fatto che molti sono i concerti di quest'anno in giro per l'Italia, tra i concerti di artisti italiani e i concerti di artisti internazionali. Ciò che riguarda, voglio dire, questa arena, che noi andiamo, meglio che Vasco Rossi va ad inaugurare il 20 di maggio. Devo dire grazie alla provincia con la quale abbiamo avuto una collaborazione molto fattiva, molto forte e abbiamo sempre i problemi laddove ci sono sempre stati appianati. Grande rapporto anche con la Protezione Civile che ci sta dando una grandissima mano, quindi diciamo in questo momento stiamo viaggiando più che a braccetto, abbracciati.